Un ottimo Avezzano fa suo lo scontro salvezza contro il Sant'Arcangelo. 3 punti di platino per l'11 di Colavitto, che scavalca in classifica i romagnoli portandosi a quota 30, a meno 2 dalla salvezza diretta. Partita spinosa per i marsicani, che sbrigano la scomoda pratica Sant'Arcangelo nei secondi 45 di gioco grazie ad un autogol e da un rigore messo a segno da Ettore Padovani. Formazioni: Colavitto deve rinunciare allo squalificato di Renzo rimpiazzato da Grazioso e Mediana, in avanti spazio a Dosa a supporto di Bruni e Padovani. Panchina per Samb e Manari. Galloppa risponde con un 3-4-1-2 in cui De Cerchi agisce alle spalle dell'ex Pescara Falomi e Peroni. Avvio favorevole all'Avezzano, il primo a provarci è De Rocis, che raccoglie palla ma scarica centralmente tra le braccia di Battistini. All'ottavo alta giocata di De Rocis, che imbuca per Padovani, che non incrocia e spedisce lontanissimo dallo specchio. Al decimo si fa vedere il Sant'Arcangelo sul calcio piazzato. Falomi la fa passare sotto la barriera, ma è di fatto un passaggio per Fanti. L'Avezzano tiene in mano il pallino del gioco ma fatica ad imbastire una manovra efficace. Al 18 però i lupi vanno vicinissimi al vantaggio. Bruni recupera palla in pressione, serve Padovani che dall'area piccola scarabocchia davanti a Battistini. Nel finale di tempo altro squillo di un ispiratissimo De Rocis, che serve Dosa, ma la conclusione del 10 biancoverde finisce lontano dal bersaglio grosso. 60 secondi dopo replicano i romagnoli, traversione dalla sinistra raccolto da De Cerchio che si coordina ma sfiora soltanto la trasversale. In avvio di ripresa i ritmi calano, ma l'Avezzano la sblocca al settimo. Da un cross di Besana Bruni colpisce il palo di prima intenzione. Sulla ribattuta si avventa Gabrielli che insacca nella propria porta per l'1-0 biancoverde. La replica del Sant'Arcangelo arriva al 13esimo. Peroni si invola e va al tiro in diagonale. Fanti si distende e blocca. Al 16esimo torna in avanti l'Avezzano. De Rocis l'accoglie, la sfera da piazzato, tiro strozzato e palla lontanissimo dalla porta di Battistini. Un minuto dopo, da un parapiglia a bordo campo con alcuni componenti della panchina biancoverde, ne fa le spese Manari, allontanato dal direttore di gara e costretto a saltare la prossima fondamentale trasferta di Forlì. Al 26esimo ci prova ancora l'Avezzano, Bruni si coordina ma il tiro dell'ex Nerostellati termina a lato. Galloppa manda in campo Bencivenga e Fuchi per Guglielmi e Corvino, ma i gialloblu non pungono. Al 36esimo Dosa tenta la conclusione di destro, palla che termina lontana dallo specchio. 2 giri di lancetta e ci prova ancora Bruni, che si destreggia bene ma trova solo l'esterno della rete. Quando il Sant'Arcangelo alza il baricentro a caccia del pari, l'Avezzano sfodera il colpo del KO. Besana entra in area e viene atterrato da Fabbi per il direttore di gara Di Giovanni e calcio di rigore. Dal dischetto Padovani è glaciale e spiazza Battistini per il 2-0 marsicano, quinto gol in campionato per Padovani, miglior marcatore stagionale dei biancoverdi. La reazione del Sant'Arcangelo arriva nel primo dei 4 minuti di recupero, ma le speranze dei romagnoli si infrangono sul tentativo di Capitan Biondioli. Si chiude col secondo successo interno di fila per l'Avezzano, che approfitta dei passi falsi di Forlì, Sernia e Agnoniese portandosi a meno 2 dalla Vastese. Stop dopo 2 vittorie consecutive per il Sant'Arcangelo, che resta ancora inchiodato alla zona playout. Sì, la partita ha penalizzato, c'è stato l'episodio che ha cambiato sicuramente la gara dell'autogol, però potevamo essere più bravi nello sviluppo del gioco, anche se il campo non era in perfette condizioni. Siamo partiti non benissimo secondo me e poi dopo abbiamo preso un po' più in mano la partita. La sensazione è che potevamo, magari allungando diciamo la partita nell'equilibrio, potevamo sbloccarla noi, però abbiamo commesso delle ingenuità e le paghiamo care. C'è poco altro da dire, purtroppo. Mister Colavitto, partiamo dall'aspetto più importante, 3 punti fondamentali. Hai detto bene. Ora le partite sono tutte spareggi. Oggi era importante prendere, come dico io, il dio risultato. Ecco, ci siamo riusciti, secondo me, meritatamente. A parte il risultato, si sono viste buone trame di gioco. Probabilmente il neo è stato quello delle tante occasioni sprecate, forse troppe? Guarda, ci può stare, bisogna lavorare, i ragazzi si devono convincere che sotto porta devono essere più concreti. Stiamo lavorando e comunque il fatto che comunque loro sono recettivi e cognitivi in allenamento mi fa ben sperare. Sotto la sua gestione la squadra è andata sempre a segno, mentre nelle partite precedenti aveva avuto molte difficoltà ad andare in gol. È cambiato qualcosa? Ma guarda, io non lo so che cosa è cambiato. Io lavoro durante la settimana e cerco in tutti i modi di arrivare alla domenica, che i ragazzi devono stare
diciamo così, pronti per cercare di ottenere l'obiettivo. Quindi sono contento che i risultati stanno venendo anche attraverso le prestazioni. Però ti dico, in questo momento storico che stiamo vivendo, sarei anche forse più contento se non viene la prestazione ma viene il risultato, perché qua il dio risultato è tutto. Quindi qua servono i tre punti, non le chiacchiere.